Vi siete mai chiesti perché Roma venga definita la città eterna? No? Venite con me per scoprirlo. Buongiorno ragazzi, ci troviamo ancora a Civita di Bagnoregio. Appena finiremo di far colazione, mettiamo a posto tutte le cose, carichiamo il van e andremo a Roma. Olimpiadi 2020, lancio della valigia. Pronto? Lo prenda, po! Ah! Siamo ripartiti col nostro van. Guardatelo qua, stiamo risalendo dalla discesa prima di Civita di Bagnoregio. Stiamo partendo, andiamo in direzione Roma. Troviamo sulla Appia. Come tutte le strade statali principali di Roma sono state costruite sulle vecchie strade romane, questa in particolare collegava un tempo Roma-Firenze. Ragazzi, siamo arrivati a Roma, è ora di salutare il nostro Vito che lo lasceremo parcheggiato qua magari per un po' di tempo, quindi Vito fai il bravo. Ci stiamo ora dirigendo al nostro ostello, vedremo anche questo com'è, a breve vi sapremo dire. Pranzetto con un supplì simile all'arancino, anche se non lo diciamo ai romani che l'ho detto, con riso all'interno, salsa e mozzarella. Sì, anche lei? Sì. Ci siamo! Ragazzi, siamo online e soprattutto stiamo raggiungendo Piazza di Spagna con questi magnifici mezzi. Andiamo come il vento! Guardate qua la scalinata dietro, l'ultima volta che sono venuto a Roma era così, stracolma, tutti seduti, invece oggi vuota praticamente, anche la piazza non è così piena. Raga, un po' di sete. Appena ho capito perché non c'è nessuno seduto sulla scalinata, semplice perché c'è un addetto, in realtà una poliziotta, che impedisce alla gente di sedersi. Piazza di Spagna è una delle piazze più famose di Roma, ha come punti di interesse alla sua sommità questa scalinata la chiesa della Trinità dei Monti e al di sotto la fontana dove ho appena bevuto, che si chiama la Fontana della Barcaccia. Ragazzi, arrivando da questo lato alla nostra destra potremo ammirare la Fontana di Trevi. Per questioni di Covid non ci si può avvicinare alla Fontana di Trevi, però guardate qua quanti, via! L'ho centrata, raga, ok che non ci voleva tanto, però guardate, guardate che ci sono tantissime monetine là, vuol dire che non tutti ci riescono. Vai, poi è il tuo turno. Madonna. Eccola! Grande! Dopo la Fontana di Trevi ed un rapido sguardo all'obelisco di Marco Aurelio e a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, ci siamo diretti verso una delle più interessanti opere romane, il Pantheon,
eretto a tempio per tutti gli dei passati e futuri, è uno degli edifici meglio conservati dell'impero romano. È caratterizzato da un'ampia sala circolare che culmina con la più grande cupola in calcestruzzo non armato mai costruita. La nostra visita è poi continuata verso Piazza Navona, che fu costruita per volere di Papa Innocenzo X con la forma tipica di un antico stadio. Gli elementi che attirano maggiormente l'attenzione sono le tre fontane che vi si trovano al suo interno. Per concludere la giornata al meglio, ci siamo poi diretti verso Piazza del Popolo per ammirare il tramonto dalla terrazza del Pincio, che regala uno splendido panorama su tutta Roma. Vino, aspettaci! Viva gli sposi! Buongiorno ragazzi, ieri sera ci siamo veramente sfondati di pasta, cacio e pepe, poi la carbonara. Eravamo veramente soddisfatti. Siamo poi usciti in Trastevere, abbiamo cercato un po' di movida. Adesso invece siamo pronti per ripartire e visitare questa stupenda città. Direzione Città del Vaticano. Se foste poi in cerca di un posto dove andare a bere qualcosa in vista di un po' di movida, due dei punti di interesse di questa città sono Trastevere, dove siamo andati noi ieri sera, e Campo dei Fiori. Quello che vedete adesso alle mie spalle è Castel Sant'Angelo, che si trova esattamente di fronte a Ponte Sant'Angelo. È un'opera che è stata iniziata già da Adriano nel 125 e inizialmente ricopriva la funzione di mausoleo e successivamente svolse poi una funzione di fortezza. Si trova a due passi dal Vaticano, nel quale ci stiamo dirigendo adesso. Castel Sant'Angelo è collegato alla Basilica di San Pietro tramite Via della Conciliazione. La costruzione di Via della Conciliazione rientra tra le opere di ristrutturazione dei centri storici delle città italiane del periodo fascista. È iniziata nel 1936 e si è conclusa nel 1950. È stata molto dibattuta perché al suo posto un tempo c'era una conformazione urbanistica chiamata Spina di Borgo, che permetteva appunto di arrivare a San Pietro senza accorgersi che ci si stava arrivando. Una volta percorsa tutta Via della Conciliazione ci si ritrova davanti alla Basilica di San Pietro, nella Piazza di San Pietro, che è stata progettata da Bernini. È una delle piazze più geometricamente riuscite che esistono in tutto il mondo. Oggi comunque la situazione è veramente, veramente, ma veramente molto calda. Mezzogiorno, andiamo a mangiare. Soon after. Ragazzi, direi che possiamo andare. In questo preciso momento stiamo visitando l'altare della patria, detto anche Vittoriano. Un monumento nazionale italiano in onore di Vittorio Emanuele. La sua costruzione è iniziata nel 1885 ed è stato terminato nel 1935 sotto l'epoca mussoliniana. Al suo interno si trova anche la commemorazione al milite ignoto per i caduti in guerra durante la Prima Guerra Mondiale. Sul retro dell'altare della patria si ha la vista su tutti i fori romani e in fondo si può scorgere il Colosseo. Dopo questo brevissimo sguardo all'interno dell'altare della patria, ci incamminiamo adesso verso il Colosseo attraversando i fori romani.
l'ultimo punto di interesse della giornata è il giardino degli aranci e ovviamente non possiamo che spostarci con i nostri mezzi preferiti, ovvero questi fantastici monopattini. Dal giardino degli aranci siamo tornati qua al Colosseo, che vedete qua alle mie spalle. Direi che per questo video da Roma è tutto e non posso che darvi appuntamento al prossimo video. Quindi ragazzi, per oggi è tutto e ciao! Via, via. No, parto, parto.